L'ospedale di Fiorenzuola rischia di crollare anche senza terremoto. Parla di una relazione dei tecnici particolarmente critica l'assessore regionale alle politiche per la salute Carlo Lusenti, intervenuto alla conferenza territoriale sociosanitaria convocata sui lavori al presidio valdardese dal presidente Trespidi. Ed è stato proprio il numero uno dell'ente di via Garibaldi a sferrare un pesante attacco a Regione AUSL per non aver coinvolto la conferenza sociosanitaria sulla questione e sulla prevista chiusura dei reparti interessati dal cantiere. Su questa vicenda dell'ospedale di Fiorenzuola sono stati compiuti degli errori inqualificabili ed si è agito da parte della Regione, da parte dell'azienda sanitaria con una superficialità allarmante. È comunque intollerabile. Secondo Trespidi, leggendo le relazioni dei tecnici sulle condizioni dell'ospedale, non emerge la necessità di abbattimenti della struttura. Il presidente della conferenza sociosanitaria avanza l'ipotesi di soluzioni alternative, come un intervento di 700.000 euro al sottotetto della durata di un anno, che non comprometterebbe l'attività dell'ospedale. Prima di tutto, però, è necessario che i tecnici facciano urgentemente chiarezza. Dalla relazione tecnica che mi sono letto emerge chiaramente che i responsabili tecnici a cui l'azienda ha affidato il compito di fare queste analisi da nessuna parte dicono che si deve procedere all'abbattimento completo dell'edificio, ma propongono tre soluzioni che sono tre soluzioni tutte parziali e che non escludono la possibilità di tenere alcuni reparti mentre si fanno i lavori lì dove sono adesso. Dal canto suo Lusenti ha insistito sulla necessità di un cantiere da 12 milioni di euro, 10 dei quali finanziati dalla Regione e i restanti 2 dall'ASL. Al di là di un evento sismico la struttura potrebbe non reggere e noi ne saremmo responsabili, ha affermato. In 24 mesi Fiorenzuola riavrà un ospedale sicuro e con tutti i servizi. Tutte le risorse necessarie per la messa in sicurezza dell'ospedale di Fiorenzuola in via straordinaria sono rese disponibili dalla Regione. 10-12 milioni è una priorità assoluta e le risorse ci sono. Secondo, i tempi saranno i più brevi possibili, compatibilmente con le procedure della pubblica amministrazione che per l'affidamento prevede una gara e coi tempi di cantiere che non sarà un cantiere di ordinaria manutenzione. Terzo, alla fine di questo tempo, che possiamo oggi stimare in 24-30 mesi, tutto compreso, torneranno all'ospedale di Fiorenzuola tutti i servizi che oggi sono all'ospedale di Fiorenzuola. Il direttore generale dell'ASL Andrea Bianchi ha spiegato le motivazioni per cui non ha esposto il problema prima. Una volta avuta la relazione di fine marzo erano in corso valutazioni sulle possibili soluzioni per non creare allarmismi. A parlare anche il sindaco Compiani, da un mese al corrente della situazione, che ha rimarcato di aver raggiunto già ieri un accordo in regione. Il presidente è stato categorico, 3 anni sono troppi, quindi 2 anni massimo il cantiere, prima però le sale operatorie sono prioritarie e questo intervento deve durare 6-7 mesi e nel 2014 devono essere inaugurate le nuove sale operatorie. Presenti i sindaci dei 48 comuni e all'ascolto i dipendenti dell'ospedale che hanno manifestato prima dell'inizio della conferenza per dire no alla chiusura. Non vogliamo assolutamente che l'ospedale venga chiuso, siamo disposti ad accettare il fatto che venga ristrutturato, però non chiudendo l'ospedale definitivamente per 2 anni o forse anche di più. E noi siamo qua per questo. Noi siamo qua prima di tutto come cittadini più che come dipendenti, perché comunque tirar via un ospedale in un luogo come Fiorenzuola significa creare dei grossi problemi soprattutto per la popolazione anziana. Ci sono persone che dovrebbero fare dei 40-50 km per poter ricevere assistenza.